Lui è Leonardo Santini, 50 anni, di Prato. Problemi economici e litigi continui. Ha portato la figlia di 2 anni dai nonni, poi è tornato a casa e ha ucciso a coltellate la compagna. A quel punto è salito in macchina, ha raggiunto la montagna e si è gettato da un ponte tibetano. È un uomo mite, esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna. Con queste motivazioni il Tribunale di Milano ha ridotto la condanna a un uomo per violenza sessuale ai danni della compagna. La donna aveva relazioni sessuali con altri uomini, dall'imputato non ostacolate, finché è rimasta incinta di un altro. Lui è Abidi Aymen, 25 anni. Era in tribunale a Firenze con le manette ai polsi, ha tirato un pugno alla gente ed è scappato. Lo stanno cercando in tutta la città. Sul suo capo pende un'accusa di tentato omicidio in Germania. Lei è la vicepreside del liceo Socrate di Roma. Parlando a tu per tu con una studentessa, si è raccomandata di non mettere la minigonna, perché senza i banchi, ai prof può cadere l'occhio. Apriti cielo, è diventata quella che pensa di vietare le minigonne a scuola ed è scattata la protesta. Non è colpa nostra se ai prof cade l'occhio. Lui è Sirio, 7 anni, di Roma. Nato prematuro e affetto da tetraparesi spastica, i medici l'avevano dato per spacciato. Non camminerà mai e finirà in stato vegetativo. Oggi impugna penna e matite ed è andato a scuola camminando sulle sue gambe. Lui è Baptiste, 8 anni, di Aubignan, in Francia. Era triste, depresso, diceva di voler morire perché dentro si sentiva una femmina. I genitori lo hanno sostenuto, ora ha i capelli lunghi e mette le gonne. Per tutti è Lili, tranne per gli uffici anagrafe del comune, che non vogliono assolutamente cambiare il suo nome. Se getti rifiuti in questo parco, la tua spazzatura potrebbe tornare a perseguitarti. Lui è Varavult Silpa Arka, ministro dell'ambiente in Thailandia. Bottiglie di plastica, lattine e pacchetti di patatine abbandonati all'interno del parco nazionale vengono restituiti ai legittimi proprietari. Lui è Sushi, gattino cieco di Lipari. È stato chiuso dentro un sacchetto di plastica e abbandonato. Dei volontari lo hanno salvato e curato. Ora ha trovato una famiglia e la signora Maria lo aspetta a Milano. E lui è Alessandro. Sull'altare, al momento di pronunciare il fatidico sì, è svenuto. Si è ripreso, la fidanzata ha tirato un sospiro di sollievo, il prete è ripartito con la domanda e lui è svenuto ancora. Alla fine, prete, fidanzata e testimoni lo hanno raggiunto in ambulanza. Sì, lo voglio. Ti amo, Alessia.